Ad oggi sono state censite, quindi archiviate e inserite in banca dati 486.000 frane, però è un archivio storico che comprende le frane addirittura dal periodo romano fino ad oggi. Mediamente ogni anno ci sono circa 200 eventi franosi particolarmente gravi, però se consideriamo tutte le frane anche che interessano tra le minori, eccetera, eccetera, arriviamo a qualche migliaio. Quali sono le regioni più colpite? Le frane sono distribuite un po' su tutta Italia, ovviamente nella zona dell'arco alpino e appennino. L'Italia ha una morfologia che ha il 70% di territorio montano collinare e il 30% pianura, quindi ovviamente le frane si verificano in questo 70% del territorio. Comunque ultimamente abbiamo avuto molti eventi sia in Calabria che in Sicilia. Le maggiori cause che determinano l'innesco di frane sono le precipitazioni e poi in seconda battuta i terremoti. Non ultima, sta assumendo un maggior rilievo, è la cosiddetta causa antropica, i tagli stradali, il disboscamento e l'errata gestione del territorio. Come attenuare quantomeno questo fenomeno e qual è l'impegno dell'ISPRA? Le strategie per ridurre questo fenomeno sono di diverso tipo. Una corretta pianificazione territoriale, cioè l'ISPRA che cosa fa? L'ISPRA raccoglie tutte le informazioni sulle frane e mette una cartografia online. Con questa cartografia online poi la pubblica amministrazione locale, i comuni, ma tutta diciamo, la pubblica amministrazione può poi correttamente pianificare, che significa andare a realizzare le aree di nuova urbanizzazione, cioè le case, nei posti non pericolosi. Poi c'è un'azione diretta verso il cittadino, cioè nel momento in cui noi mettiamo le frane su internet, il cittadino ha una maggiore consapevolezza dei rischi che ricadono sul proprio territorio e quindi può decidere anche dove acquistare una casa, dove iniziare nuove attività produttive, oppure anche dove non costruire una casa abusiva. Assommato a questo ci sono tutte le attività, le azioni intraprese dal Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio attraverso tutte le serie di quelli che si chiamano interventi strutturali che servono per mettere in sicurezza il territorio.